con una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi... Nessun dubbio qui, calcio di rigore. C'è la penalità massima, come sempre in questi casi, sale la tensione. Pronto a sfidare il portiere dagli 11 metri. La partita potrebbe sbloccarsi. 1-0, la sblocca lui! Ha trattato il rigore come una formalità. Non si è fatto emozionare né distrarre. Forse l'estremo difensore si è mosso troppo presto e lui ha capito dove piazzarla. Però davvero ben calciato. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Un palo clamoroso! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. È ancora incredulo per aver colpito il palo. Ha angolato il tiro per beffare il portiere, ma è stato sfortunato. Barella. Pedri. C'è l'opportunità per il contropiede. Sceglie di andare per vie verticali. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Guti ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Passaggio impreciso e il compagno non gradisce. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Prova a darla profonda, nello spazio. David Villa! Hanno trovato il gol! Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Un gol bellissimo, bellissimo, di gran classe. Controllo di palla splendido e finte che hanno mandato la difesa al bar. Si è creato da solo lo spazio per realizzare. La Roma può gestire un comodo vantaggio di due reti. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. David Villa, quanta classe! Pedri. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. João Félix. Grave distrazione qui. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Adesso possono ripartire in contropiede. Grande movimento nello spazio. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Non era affatto facile fare di meglio. Troppe maglie in area ad oscurargli la visuale. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. Estremo difensore, la caccia lunga. Decide di giocarla in profondità. Guti! E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Pedri. João Félix. È in una posizione in cui può far male alla difesa. Pedri. Una bella giocata nello spazio. Riceve bene Pedri. Preferisce non rischiare e la butta via. Ecco un'occasione di contropiede. E passa! Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Il pallone per Neymar. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Salah. York. Barella. La gioca a sinistra. La Roma è in vantaggio mentre si avvicina la pausa.
si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Il portiere la spedisce su. Palla a João Félix. Tchouaméni. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. Supera il diretto avversario. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Pedri. Difesa ancora decisiva. Guti. Costruiscono la manovra con sicurezza. Passa il pallone, però male. Palla a Guti. Ci trovano un loro agio nello stretto. Buona serie di passaggi. Pallone interessante, in verticale. Prova a superare la difesa con un filtrante. Passaggio, tenta la conclusione. E c'è la rete. E hanno trovato il gol in pieno recupero. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. Cambio di giocatori. È stato un bel primo tempo. Non sono mancate le occasioni nei primi 45 minuti di gioco, come dimostrano anche i tre gol messi a referto finora. Il risultato è ancora in bilico e gli allenatori hanno di che riflettere prima che le squadre rientrino in campo per il secondo tempo. Tra un quarto d'ora sapremo se ci saranno modifiche tattiche o cambiamenti nelle formazioni. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi frizzanti e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Un vantaggio di misura che dovrebbe quantomeno garantire una seconda frazione vivace. Tutto è dunque ancora da decidere ed entrambe le squadre approfitteranno della pausa per riordinare le idee. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. David Villa! La Roma al calcio di punizione. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Posizione invitante, potrebbe anche provare una conclusione diretta. Questa è un'altra opportunità per rendere il vantaggio ancora più pesante. Neymar! Palo! Ha colpito molto bene il pallone qui. Ha fatto bene a tirare la sua terra. Per il portiere sarebbe stato difficile arrivarci. Lo maltratta addirittura per recuperare la palla, però non c'è fallo. York. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito. Non può sbagliare. Occasione per il contropiede. Holland la mette sulla sinistra. Neymar. Occhio al tiro. Eh no, il tiro manca clamorosamente il bersaglio. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. João Félix. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Il pallone per Neymar. Ecco York. Ora deve... York! Insacca le spalle del portiere. Ora doppio vantaggio per loro. Una conclusione assolutamente imparabile. Sono movimenti ripetuti mille volte in allenamento, ma eseguirli alla perfezione in partita, beh, innanzitutto non è facile e deve essere molto difficile. 59esimo minuto, numero 15. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. Un gol meritatissimo, secondo me. Stanno giocando molto bene e ora questo doppio vantaggio li farà sentire ancora più sicuri. La Roma al calcio di punizione. Il giallo sembra la risposta adeguata e infatti è così.
Bastoni. L'affluenza di quest'oggi è di 72.306 spettatori. Lancio lungo del portiere. Credo che l'allenatore abbia chiesto ai suoi attaccanti di restare alti e non partecipare troppo alla fase difensiva. È abbastanza evidente dalle disposizioni in campo. Puntano tutto sul contropiede, quindi, no? Esatto, esatto, è proprio così. Il loro obiettivo è riconquistare la palla e farla arrivare subito agli attaccanti. Neymar arriva sulla palla e interrompe l'azione. Spinge cedendo il pallone lungo. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Cerca il passaggio filtrante. Ci prova. Supera la linea, gol! Era una di quelle occasioni in cui la cosa più semplice è anche quella più giusta da fare. Questo, Fabio, è il tipico gol che fa innervosire un tifoso. Certo, movimento e finalizzazione sono stati ottimi, ma chi lo marcava? E con questo gol raddoppia il suo bottino di oggi. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Già pregustano la rimonta, chissà se ce la faranno. La mette in mezzo, salta e colpisce di testa. È riuscito a impattare il pallone, ma non è andato a segno. Il Palermo ha portato tanti uomini in area di rigore, non sono comunque riusciti a realizzare. A sinistra con il passaggio. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Sostituzione per il Palermo, numero 23, numero 88. Lasciano il campo per il numero 5, il numero 16. Pedri si infila nel corridoio centrale. Da come stanno giocando i suoi, credo che l'allenatore voglia chiuderla per evitare rischi inutili negli ultimi minuti. Se ne va. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Neymar. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Palla filtrante per Neymar. Supera il diretto avversario. Può colpire. Trovano la rete. Invito a segnare troppo ghiotto e lui lo ha accettato. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. È già la sua seconda esultanza personale, ma non è detto che sia l'ultima. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Sono in pieno controllo della situazione e non manca troppo alla fine. Possono gestirlo questo vantaggio, ma devono fare attenzione a non rallentare troppo il ritmo. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Sostituzione per il Palermo, numero 9. Lascia il campo per il numero 10. Canna. Billingham. Joao Felix. Palla filtrata per Neymar. De Bruyne. Ci saranno 5 minuti di recupero. Vede lo scatto e cerca la profondità. York! E arriva il gol! Un altro gol per lui. Prestazione sontuosa. E per non dimenticarla mai, si porta anche il pallone a casa. Azione attentamente pianificata ed eseguita alla velocità della luce. La Roma e il contropiede, una coppiata vincente. Quando partono così, in velocità, non li prendi più. Una tripletta voluta, cercata, ottenuta. È in forma smagliante, ogni pallone che tocca diventa oro. Tripletta davvero campione.
L'arbitro ha già guardato l'orologio ed è fischio finale.